amici miei, bentornati qui su Mandra Gaming, il canale più mamma del tubo. Mamma, perché abbiamo fatto tutto sto macello per tornare a casa e venire a trovare la nostra mamma. Benissimo, tutto questo è normale, d'altronde, come dire, non è un incubo questo, vero? Quindi eravamo entrati finalmente nella nostra casa e stiamo cercando la nostra mommy. Mommy? Mommy? Ok, sì, qui sembra tutto in ordine. Il giardino di fuori è in ottime condizioni, quindi sicuramente la nostra mamma è. Spero di tradurre quello che lui stia per leggere. Sono molto preoccupato di ciò. Ah, il libro che ha provato a scrivere mentre non stava tanto bene, credo, non so. Giustamente una pistola dal suo fianco. Perché no? No! Cos'è sta cosa? Oh! Oh! Capitolo 8, la mia vita finisce qui. Ma che cosa cazzo hai fatto, Simon? No, non ci voglio credere. Questa è la stanza che avevamo, che era a inizio gioco, solo che qui c'era tipo il poster di Half-Life 2. C'è il dottore lì? C'è un medico? Ragazzi, no, non ci voglio credere. Cos'è sta storia? Delle voci strane che stanno. Ok. Secondo me questo è. Ho il volume altissimo. Scusate, raga, sono rimasto un po' sconcertato. Sto combattendo, secondo me, tra la vita e la morte. Non lo so, raga, io vado qua, l'unica via. Oh! Che brutta cosa vedesse così, non ti prego. Questi sono i meandri della mia mente perché io non so che cosa sta succedendo. Ti prego, ok. Mandra, vai, vai, vai! Ok, bravissimo. Sento delle voci stranissime come se fossi impazzito. Io sono impazzito. Tre strade, scelgo la più difficile, questa qua. No, è quella sbagliata. Scelgo questa dritta. No, anche questa è sbagliata. Benissimo, credo che sceglierò questa. Sì, assolutamente sì. Sento un'ambulanza di sottofondo, come se. Qualcosa mi dice che io sono morto. Ecco, il nostro salvataggio si chiama Dead. Ma dimmi te che cazzata ha fatto sto scemo, dai. Si è sparato, non ci voglio credere, non ci voglio credere, raga, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Dai, ok. No, è sbagliata qua, dai. Però nutro ancora delle speranze per lui, ragazzi. Secondo me stiamo combattendo tra la vita e la morte. E se riusciamo a uscire da qui, sono ottimista che ne sopravviveremo. Dai, ragazzi, non può essere altrimenti. Dai, il mio Simon, il nostro Simon, non può mica crepare così. Dai, Gesù. No, ma che davvero, davvero. Ok, forse questa è la nostra. No. No, allora no, sto tornando indietro, credo. Sì, non posso andare di là. Muoio. C'è un macello assurdo nelle mie cuffie, amici, voi. Che cosa? Non ho nemmeno. Non ho la torcia. Non ci vedo. Cos'è qua? È inutile che io cerchi di trovare un senso in tutto ciò. Tutto questo non ha senso. Io credo che debba saltare, ragazzi. Mi sa che devo saltare. Aspettate. Allora. Vai! No. No. No.
Onestamente non so dove andare. Ma se io sparo tipo a qui, no, non succede niente. Ok, riprendiamo, ragazzi. Spero che non sia quello che ho visto, ragazzi miei. Spero che sia soltanto tipo un suo incubo, non lo so. Me lo auguro perché mi dispiacerebbe per lui. Però ecco, devo dire che in questo gioco penso che la pazzia sia rappresentata bene. Credo. Sì. È un buon modo forse per rappresentare la pazzia. Ah, c'è questo affare qua. Io sto affare non lo raggiungo. Dove devo andare? Qua ritorno indietro. Questa va su. Ed è impossibile. Quindi questa per certo è sbagliata. Con quella si ritorna indietro. Con qui abbiamo provato. E si muore, mi sembra qua. Eh sì, era questa, esatto. Quindi l'unica che mi rimane è quell'altra. È questa qua. E qua è tipo un salto dalla fede, che devo fare? Ok, un ca. Ok, un ca. Un ca. Forse il segreto è tornare indietro? Perché in realtà non c'è via d'uscita dalla pazzia? No, credo che io stia dicendo una cagata dietro l'altra, amici. Riesco a capire dove devo andare, raga. È veramente tosta. Forse mi devo arrampicare qua sopra, ma è possibile che sia così? Ma io non credo, non credo, ragazzi. Ma no. Forse devo tornare indietro sul serio. Ma lì non ci riesco. No, non. Lì non riesco più a risaltarci indietro, raga. Non credo, no. Cosa devo fare? Non lo so. Ma cazzo, ditemelo voi, non so che cosa devo fare. Sto per sbroccare anch'io, sto per diventare scemo. Non so che devo fare. A meno che non debba saltare lì, ma non ci arrivo, raga, non ci arrivo. Ma è difficile. Oh, io ci provo. Vai! Non è così impossibile, raga, non è così impossibile. Credo di aver trovato il modo di andare avanti. Vediamo se c'è ragione. Riproviamo di nuovo. No! Riproviamo di nuovo. Allora, tieni per uno scatto. Salto più questo. Ok. Ci sono arrivato, ragazzi. Ci sono arrivato. Ok, perfetto. Possiamo continuare. Io spero ci sia un salvataggio perché per me è stato un salto molto complicato. Devo scendere di qua? Spero di sì. Ok. Non posso andare di qua. Ok, devo andare per forza di qua. Su questo corridoio abbastanza contorto. Tanto notate le persone impiccate o quello che credo siano persone, mostri, non lo so. Mi sembra anche giusto morire come dei coglioni
fatto di nuovo quel salto incredibile, per me è incredibile, magari per tutti gli altri è un salto normale, ma per me non lo è. E siamo arrivati al punto di prima, che scendo di qua e poi ero morto e non me ne ero nemmeno accorto, cioè proprio sono andato come un minchione. Qua era no. Ok, sì, sono morto tipo qua perché non c'era altra via, mi sembrava. Ok, quindi non devo scendere di qua. Dovrò scendere di... Non lo so, ritorno indietro. Ci riprovo, vedi un po'. Che devo fare? Vieni qua? No. È un macello, ragazzi, è un macello qua. O mi butto qua e muoio, o mi butto qua e vivo. Perfetto, ok. Dai, 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 che cos'è questo tappeto tremante qua? Ok, è cambiato il pavimento. Una porta insanguinata, raga, io vado. Vado. Sta caricando. Ok. Sempre più insanguinato. Benissimo, è tutto molto bello. Libri. Libri e pagine volanti. Ok, quello è il libro che stavo scrivendo, immagino. Non so dove siamo, non so dove sto andando. Che c'è scritto qua? Suicidio, 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 suicidio. Ma no, amico mio, non devi fare così tu. Suicidio, ecco, lui, l'unica cosa che ha scritto forse è la parola suicidio. Bene, io spero che non sia così. Perché noi riusciremo a sopravvivere, porca puttanazza, Simon, devi sopravvivere. Non puoi fare il minchione così. Ok, devo fare salto più crunch, ok. Ok, no, è complicato, molto complicato per il mantra. Ok, quindi tieniti così, fai co ah no, ho finito lo scatto. Ho finito lo scatto. Riprenditi. Dai, su, non puoi aver scritto su tutte le pagine suicidio, dai, ma non è giusto, insomma, che discorso è? Dai, ok, poi scatto in avanti, salto e crunch, ok, bravissimo. Cioè, io vedo fa tutte queste cose, no, io no, non ce la farò mai, ragazzi, io, cioè, non ce la faccio. Come fai? Ok, bravo, così, poi bravo. Ok, bravo Mandra. Non ti impanicare. Allora, qui attento che c'è sto libro. Ok, quindi devi saltare per forza da fermo. No! Ok. Ok. E là sopra secondo te come ci salgo? Io così ci salgo, ok. C'ho sto libro in testa che mi dà molto fastidio. Ok, così ce la fai. È complicato, come faccio a fare sto salto, regà? No, è difficile. Ma è... Ok, va bene. Va bene, tu mi stai provocando. Stai calmo. Ok, no! Ce l'ho una siringhetta, sì. È complicato, regà, ma come faccio ad arrivare lì sopra? Ma è difficilissimo, è veramente difficile. Dai, su, ma come fai? E siamo arrivati al solito punto. Io provo quel libro, raga. Provo quel libro. Ma no, è troppo lontano. Non ce la faccio. È troppo lontano. Ok. Ok, raga. Quello, io devo andare lì.
Devo andare lì. Fermo così, sta buono. Guardate che devo fare per salire qua sopra io. Ok, posso saltare liberamente, ok. Ok, fermo, ok. Ok, ragazzi, ce la stiamo per fare. Non dire nulla però, Mandra, devi stare tranquillissimo. Dai, ok, bravo. Dai ancora, bravo, Mandra. Dai, Mandra, dai, Mandra. Dai, Mandra, dai, Mandra. Dai Mandra, ok. Cos'è? Acqua? Ma come acqua? Ok. Ma che cazzo di discorso è questo? Perché il Mandra fa senza i salvataggi manuali, capito? Salva solo dal mangianastri il Mandra, non è un cazzone, ok? Non è un cazzone il Mandra. Un salvataggio. Ok, due siringhe e salvataggio. Ok. Non so quanto è passato, raga, perché ci ho messo tantissimo per quei libri, quindi continuo e vado avanti, amici. Continuo e vado avanti. Dov'è? Ma tu stai andato? Ma perché fai così? Ah, finalmente silenzio e pace nelle mie orecchie. Quello so io. Sono la sedia rotelle. Che ho dei poteri anche alquanto strani. Benissimo. Beh, è il mio incubo. Ok. Simon, devo combattere contro me stesso. Porca miseria. Ma che cazzo? Ma come faccio? Dai, non mi posso. Non mi posso sparare. No, 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 no. Non è la soluzione giusta questa. Che cosa sta scendendo? Che cosa sta scendendo? Oh! Oh, no, 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 bastardi, aspetta, no, 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 il fucile, 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 ok, è una valvola? Inventario pieno, aspetta, tanto lui sta lì tranquillo, spero. Ok, butto la pistola. Vai con la valvola. Che devo fare con sta valvola adesso? Che devo fare con sta valvola? Posso piazzare questa valvola da qualche parte ed usarla. Grazie. Qua, la voglio usare qua. Ok, può essere girata. Ok, cosa sto girando? Non domandartelo, gira e basta. Girala e basta, vai. Che cosa sto alzando? Ah, aia, aia, Simon, Simon. Sto combattendo la pazzia di me stesso contro la normalità di me stesso. E. Oh, ragazzo, ragazzo. No, Dai, su, dai, devi vincere la parte buona, devi. La parte sana devi vincere. Devi vincere la parte sana. La parte sana e la parte sana. Ricaricati presto! Basta, 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 è sufficiente. È sufficiente. Ok. Aspetta, rientra un attimo qui dentro, datti un'altra bella curata. Vai. Ok, riprendi il tuo fucile. Ce l'hai ancora il tuo fucile, Mandra? Benissimo. Ricarica di pallettoni. Usa questa leva da questa parte. Leva, vabbè, valvola.
La nostra sanità mentale deve vincere la pazzia, amici. Deve vincere sulla pazzia. Oh, aia. Dai, Simon, non fare lo stronzo anche tu, no? Dai, non fare lo stronzo. Fermati, devi fermarti. Fermati, aia le gambe. Brutto pazzo psicopatico. Sto offendendo me stesso, sì. Ok. Ferma là. Ricarica, 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 ricarica
Ok, ricarica, tranquillo. Ok, Simon, tu non ti devi suicidare, io ti salverò. Ti salverò in qualche modo, non so in quale modo, ma io ti salverò, assolutamente. Ok. Altro giro, altra giostra, guardalo, guardalo. Guarda sto stronzone, guardalo, mi stai facendo un male cane. Basta, basta Simon, basta. Non usare i tuoi poteri. Fermi, fermi. Mandra, Mandra, li devi acchiappare, se no è finita qua. Li devi acchiappare. Li devi acchiappare. Li devi acchiappare. Frena, 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 frena. La valvola l'ho presa al volo, ragazzi. Non so se avete notato la classe. Ok, l'ultima valvola credo che mi rimane da mettere, quindi. Una volta aperto il cancello io non so come combattere questo ragazzo. Cioè, veramente. Come lo combatti? Simon, amico mio, non fa il pazzo. Dai. No, 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 no. Ecco, svegliati, Simon. Te devi svegliare, Simon. Devi tornare in te. Svegliati. Dai, svegliati. Sta zitto. No, non ti azzardare. Sta zitto. Dai, svegliati. Ti devi svegliare. Dai, bravo, svegliati. Dai, non mi fai il pazzo mentale, dai, bravo, dai. Vai, continua, continua. Continua, devi uccidere la tua sanità, la tua pazzia, devi farcela. Ma lo devo strozzare. Ma siamo sicuri che lo devo strozzare? Lo devo strozzare, devo premere i tasti. Io li premo, ragazzi, però non mi fate fare cavolate, eh. Dai, dai, vivi, 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 devi vivere. Torna alla vita. No, mi sono ammazzato da solo pure io. Oh, mi sono salvato? Il dottore è trovato morto, misteriosamente ucciso nel suo appartamento. Conclusione. Finalmente? Finalmente è tutto finito. Ma quando. Ah, ma quando tu leggerai questo, io sarò già morto. Io lo so che tu. Pensi che io non sia stato normale, ma ero ferito, bloccato in una sedia a rotelle e tutto quello che io volevo era morire, non lo so, ero distrutto, ero pieno di problemi emozionali, la mia mente era bloccata in un loop infinito di ansia, depressione e disperazione, una giostra senza fine. And I wanted out so bad. Io volevo. Ero così triste. Questo libro che ho scritto è tutto fottuto a merda. E tutto ciò che ho realizzato è come io sia. È come la mia vita sia stata fottuta. Veramente fottuta. Io sia veramente fottuto. L'ironia ha fatto sì che una persona che attualmente ha pagato per aiutarmi. Non lo so, ragazzi. L'unica persona che mi vuole aiutare l'ho uccisa, non sto alquanto poetico. L'unica persona che ha provato ad aiutarmi è la mia unica amica, Sophie. Per favore, ditele che mi dispiace. Le auguro il meglio. Non volevo che lei vedesse tutto questo casino. Questa è la mia conclusione, questa è la mia fine. Ciao a tutti. Andreas Romberg. Questo dovrebbe essere il personaggio di Cry of Fear, immagino. No, ragazzi, non ci posso credere. Cioè, mi è pure da grattarmi la orecchia. James Merchant. Sono i ragazzi che hanno creato questa mitica Total Conversion, ragazzi.
Non lo so. Non lo so, probabilmente avrei dovuto dare quella pistola al dottore. Perché probabilmente è la stessa pistola con cui il personaggio si è suicidato. È per quello che mi aveva detto, non vedo miglioramenti in te. Quindi forse sì, avremmo dovuto dargli la pistola. E così forse non ci saremmo suicidati, immagino. Ora io purtroppo stupidamente non so nemmeno se ho il salvataggio vecchio di dove avevo fatto la mia scelta. Penso ormai di no. Ragazzi, sono rimasto senza parole. È veramente un gioco stupendo, estremamente longevo, molto, molto originale, molto pauroso soprattutto. È un gioco che ho adorato. Cioè, veramente. Team Psych Color. Siete dei grandi, veramente. È uno dei primissimi giochi che ho fatto partire qui sul nostro canale, ragazzi. Ma secondo me ha anche portato tanta fortuna, ragazzi. Quindi credo sia perlomeno doveroso vedere se ci fosse un altro finale, vederlo sempre su questo canale, ragazzi. Quindi non vi preoccupate perché farò in modo e in maniera di vedere un altro finale alternativo se mai ci fosse. Quindi ragazzi, io mando avanti i titoli di coda, se c'è la possibilità. No, non credo. E quindi ragazzi, però qua dietro vedo uno sfondo strano. Vabbè, però mi dice vabbè. Quindi ragazzi, veramente per me è un gioco mitico, mitico. Peccato che non ci sia stata la traduzione in italiano, perché come sempre valiamo poco noi in ambito videoludico, quindi però insomma ho cercato di tradurre come meglio riuscivo, ragazzi. Spero che anche quello vi sia stato di vostro gradimento. Quindi mi dispiace un po' per questo finale. Quindi spero che ce ne sia soprattutto un altro migliore per dare un degno finale a questa mitica serie, ragazzi. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, per aver seguito questa bellissima serie, per aver sghignazzato a tutte le mie urla. Mannaggia a voi, che già mi chiedete da una vita quando finirà Cryo4, che cosa cominceremo d'altro. Sicuramente un gioco sempre pauroso, horror, quindi spero che quello che troverò sarà all'altezza di questo Cryo4. Quindi veramente ragazzi, altro non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. E ecco, thanks for playing. Probabilmente sono finiti i titoli di coda e vediamo un po' se c'è un dopo, un qualcosa dopo questi titoli di coda. Ma grazie a voi, ragazzi. Thanks for play. Ok, shoots fired. Ok, D. Finali visti? 3? No, difficulty chosen easy, un par di cefali. Io ho messo normal. E forse, ragazzi, quando mi è cambiato il livello di difficoltà, quando ho messo la 1.2 per toglierci tutti i bug di torno, quindi evidentemente il livello era easy. Vabbè, comunque ho sbloccato l'Hello Kitty Suite, ottimo. E il Team Psycolor Hoodie. Ok, i commenti dei creatori. È sbloccato il Nightmare Mode, Book Page 1, Doctor Mode. Ok, quindi anche tanti extra abbiamo sbloccato, ragazzi. E niente, amici miei, quindi è andata così. Ora vedo un attimo come fare per il secondo finale, terzo, non so quanti ce ne siano, adesso mi informo un attimo. Quindi se il video finale di Cryo4, ragazzi, vi è piaciuto, un bel pollicino in su, commentate il video, condividete il canale. Io ringrazio tutti coloro, quelli che hanno seguito questa serie dall'inizio alla fine, dalla metà alla fine, insomma, tutti voi amici. Allora, no, seriamente, ragazzi, una cosa importante di Cryo4, sono andato a vedere poi successivamente al video che ho fatto come si potevano sbloccare i finali alternativi. Ho scoperto che ce ne sono addirittura 7, cioè una cosa incredibile. E che comunque, insomma, non credo che siano positivi, comunque, a prescindere. Quindi anche perché tanti finali diversi si sbloccano se tu uccidi Carcass piuttosto che scappare. Invece, se voi vi ricordate bene, io avevo deciso di fuggire. Quindi i due trigger per scegliersi il finale sono Carcass e il dottore. Quindi diciamo che il finale è più positivo, perché dovrebbe essercene uno in cui, insomma, comunque sia,
diciamo che è lievemente positivo più degli altri, avrei dovuto uccidere Carcass piuttosto che scappare. Quindi quei salvataggi veramente non li ho più. E poi a prescindere sarebbe come ricominciare il gioco, ragazzi. Quindi ci dovremmo accontentare, tra virgolette, di questo finale. Che poi è il finale del canale, ragazzi. Quello che abbiamo deciso, che ho deciso io con le mie scelte. Quindi preferisco, insomma, per impossibilità, non è che posso ricominciare il gioco cercando di farvi vedere tutti gli altri finali. Quindi, ovviamente, poi se avete curiosità potreste benissimo vedere, insomma, su YouTube ci sono tantissimi video che riguardano appunto i finali di Cry of Fear. Quindi, ragazzi, mi dispiace, vi avevo detto appunto poco tempo fa, che pochissimo tempo fa, che proprio sul video che vi avrei fatto vedere gli altri finali. Purtroppo questo non è possibile perché significherebbe praticamente ricominciare il gioco. Quindi, ragazzuoli, detta questa cosa al volo, vi ringrazio veramente. Adesso penseremo al nuovo gioco horror e niente, tutto qua. Ciao, ragazzi.